Buonasera, benvenuti a questo numero di Bizona. Il personaggio della settimana è Fabio Lupo, avvocato nato a Pescara, 50 anni compiuti qualche mese fa. Buonasera Fabio Lupo. Buonasera, buonasera. Abbiamo detto avvocato perché nel mondo dello sport sono in pochi coloro che riescono anche a tagliare questo traguardo. Poi parleremo ovviamente anche degli studi, ma Fabio Lupo è ovviamente conosciuto per la sua militanza nel mondo del calcio, prima da atleta, da calciatore, poi da dirigente sportivo. Quindi il film che riviviamo con Fabio Lupo parte dagli anni del 1980, quando il Francavilla fu la sua prima squadra, a meno che Fabio non ci diamo del tu, Fabio, Certo. eh? A meno che Fabio non ci dica qual è stata la prima società, il primo allenatore che ha creduto in lui. Insomma, come è iniziato a giocare a calcio, Fabio? Beh, iniziare a giocare a calcio dentro casa intanto, con pallette, pallettine, calze arrotolate. A 4 anni già mi ero fratturato l'alluce per calciare un pallone un pochino troppo pesante, quindi inizia con questa grande passione. Poi un giorno mio padre, volendo così seguire questo tipo di passione che avevo, mi portò a fare un provino con l'Ursus, una squadra, la prima società storica di Pescara in realtà, Enzio che Marino. sì, e con allenatore Prioli, che insomma, Clemente Prioli. Clemente Prioli, così, il quale subito così, mi rimproverò perché avevo una corsa un po' scoordinata, no? Che poi in realtà poi invece quella corsa è stata uno dei miei valori, no? E lui diceva: "Corri un po' scoordinato, però ci sai fare", mi disse Quindi così. Prioli, insomma, ha scoperto, ha Ha creduto in creduto, così è Fabio stato lui, Lupo. è Però stato la il prima primo. società, poi il La Francavilla. prima società, diciamo, professionistica è stata il Francavilla. Francavilla è un po' dei miracoli di Luciani, grazie soprattutto a Vitaliano Patricelli, che organizzò un settore giovanile veramente di altissimo livello, veramente in grande anticipo con i tempi per organizzazione, per idee, per struttura, e raccolse i migliori talenti di quegli anni lì, fra cui, tanto per dire, anche Augusto Gabriele, Mario Donatelli, insomma, giocatori che poi hanno fatto una buonissima carriera, e quella è stata la prima squadra, il primo approdo. Poi la realtà professionista l'ho toccata il 7 giugno dell'81, a 16 anni e mezzo, la toccai a Pagani, Paganese Francavilla, ho esordito in C1, è stata una bellissima Ecco, cosa soddisfazione. ricordi di quel giorno? L'allenatore intanto chi era? L'allenatore era Balugani, Gianni Balugani. l'allenatore era Quindi Balugani. era proprio il Francavilla Sì, di assolutamente. Mariscalco, Bruno Nobile o No, Budelacci. loro arrivarono dopo, loro arrivarono dopo, loro arrivarono dopo, e quella volta lì ricordo che, siccome era l'ultima partita di campionato, quindi si partì la mattina per la trasferta di Pagani, quando arrivai Gianni Balugani mi disse: "Lupè", perché mi chiamavano tutti Lupetto, mi disse: "Lupè, l'hai portate le scarpe per giocare?" Allora io, che pensavo in realtà di non giocare, ero già contento di andare con la prima squadra, pensavo di andare in tribuna, non avevo nessun tipo di ambizione, invece poi mi sono ritrovato la numero 11 a giocare da Vogliamo solo. ricordare, perché non si fa molte volte, la figura di Emidio Luciani. Sì, lui è stato veramente un Forse è presidente. stato anche dimenticato troppo in fretta qui Sì, io credo di d'Abruzzo. sì. Lui ha precorso i tempi, no? È stato un presidente. In quel momento lì ci poteva stare la figura del presidente padrone, però poi in realtà lui si fidava molto dei suoi collaboratori, no? Da Carmine Rodomonti, che Ecco, ricordo con dopo torno. grande piacere, a Italo Castellani, che ricordo con grande piacere. Lui poi alla fine si fidava molto dei suoi collaboratori. Mi ricordo il nostro dirigente accompagnatore Vittorio Galassi, di Vitaliano Patricelli. Quindi poi comandava, alzava la voce, no? Aveva questo modo di fare che poteva essere Il non burbero il buono. burbero buono, però in realtà ci aveva visto lungo, perché ha creato veramente un miracolo in una società piccolissima, raggiungendo risultati importanti, insomma, come la presenza in Coppa Italia, il famoso Inter Assai zitto, Francavilla, insomma. certo. E poi arriva questa chiamata del Cesena. Sì, una chiamata così improvvisa, perché in realtà io ero a casa e guardando la televisione, la TV locale, in quel momento non ricordo quale, sento annunciare alle 7 di sera ultimo colpo di mercato. Allora il mercato si faceva ottobre-novembre. Forse era il sottoscritto che lo dice da telemare. Sì, Perché eravamo. forse Mazzocchi, può darsi che Ah, no, perché Mazzocchi come con televisioni Teleteramo, qualcosa locali. del genere, c'erano tante di televisioni locali. Ricordo che ero in cucina, È io. vero, è vero. È vero, perché in quel periodo no, proprio Telemare e Teletermo erano le TV a Milano, al calciomercato. Penso che sia stato lui, e io, ma veramente ero così, e disse questa notizia in diretta: "Ultimo colpo di mercato, Francavilla cede Fabio Lupo al Cesena."
Io ho detto come... Aspetta, questa non la sapevo. Però Cesena è un'esperienza, nel vero senso della parola, come maturità, perché poi lì non hai giocato nella prima squadra, intendo dire. Ho fatto varie panchine, in Serie A, ho esordito in Coppa Italia nel Napoli di Rudy Kroll. Napoli, che memoria che hai. I miei amici mi prendono anche in giro con tutti questi particolari. Sì, ho esordito a Cesena, Napoli di Coppa Italia con Rudy Kroll, ho fatto tante panchine con il Cesena in Serie A, ho esordito in Nazionale Juniors, è stata una bellissima esperienza. Poi sì. La ricordi perché è la prima volta che andavi fuori di casa, no? Sì, fu un fatto nuovo per certi aspetti, infatti all'inizio soffrì un pochettino, fu un fatto anche un po' traumatico perché per certi aspetti avevo perso mio padre da qualche mese, quindi lasciavo la famiglia in quel momento lì e poi oltretutto facevo una scuola abbastanza pesante perché facevo il liceo classico, quindi a novembre mi trovai proiettato in una realtà anche scolastica diversa, con l'esame di maturità che incombeva alle porte. Ricordo che il primo giorno che sono arrivato c'era una nebbia incredibile, non ci si vedeva, per fortuna venne a prendermi appunto Augusto Gabriele con la macchina, mi accompagnò e disse: Fabio, abituatici perché spesso ci sarà questo. Poi è stato un bene tornare a Francavilla dove eri diventato un protagonista. Ma io avevo fatto molto bene, io da quello che so, perché poi all'epoca le realtà di mercato non si conoscevano. Avevi un procuratore, sì. No, in quel momento lì no, non esisteva il procuratore. Esistevamo noi, ci dovevamo fidare giustamente dei nostri dirigenti. E difatti il Cesena... Parliamo del 1983. Parliamo, sì, io arrivo a Cesena nell'82, novembre 82, sì. e fine 83. Ah, quindi c'erano i procuratori, forse non per i giocatori, rarissimi. No, ti posso assicurare che erano veramente pochi. Poi insomma ero in Serie A quell'anno lì, gli Schachner, i Buriani, gli Adelio Moro, insomma sì. I Lecchi, così non c'era, la figura dell'agente arriva un pochettino dopo. Credo io forse sia stato uno dei primi giocatori a avere l'agente veramente fisso e fu Moreno Roggi, che mi fu presentato da Franco Baldini, che aveva come procuratore Moreno Roggi, ma parliamo già del secondo o terzo anno di Campobasso, ma gli agenti non c'erano tantissimi. Quindi Francavilla, cosa ricordi di quell'esperienza di Francavilla come protagonista? Beh, io quando sono rientrato, perché io veramente avevo già esordito ed ero andato via dal C2 partendo molto bene, perché Francavilla ha fatto una squadra per con Ezio Volpi proprio per tornare su, quindi arrivò Bruno Nobili e quindi per me è stata una gioia, perché per me era stato il mio mito per tanti anni. Ho pianto i suoi gol, quindi per me giocare con un giocatore così... Non so se l'abbiamo detto all'inizio, perché tu sei di Pescara, quindi tifoso. Esatto, tifosissimo di Bruno Nobili, i suoi gol in rovesciata a Bologna, insomma, quindi... Quindi averlo vicino, che poi è stato un piacere non solo come calciatore ma anche come uomo, però oltre a lui anche giocatori forti per la categoria, no? I Marescalco, i Budelacci, insomma giocatori importanti. Poi sono andato a Cesena e mi sono ritrovato l'anno dopo in C1. E in C1 l'ho giocata da protagonista, è stato il mio vero poi primo campionato da protagonista, giocando così. Ed è stata tra l'altro un'annata veramente entusiasmante, perché arrivammo veramente a un passo da una promozione clamorosa. Scivolammo in un Foligno Francavilla perdendo 2-1 contro il Foligno che era ormai retrocesso. E peccato, perché veramente... Tu ti sei preparato per questa intervista, non può essere ricordi tutte queste cose. Ricordo perché vivere, giocare al calcio da calciatore, fare il calciatore per me è stato un sogno, l'ho vissuto come veramente un sogno quotidiano, e quindi veramente tante emozioni, ho cercato sempre di incamerarle perché sapevo che vivevo una cosa che era speciale. 3 anni a Campobasso, dall'84-87, sì. Il Campobasso di Molinari, di Agradi. Soprattutto di Piero Agradi. Cadè allenatore di anche lì, allenatore. Una partita anche a Pescara d'avversario. Più di una. Intanto veramente fatemi salutare così con il pensiero, con il cuore Piero Agradi, che è stata una persona veramente, e anche Cadè, che è scomparso da poco, e veramente che è personaggi veramente di un'altra epoca, con altri valori così. E altri tempi. Noi quel Pescara eravamo partiti un pochino in difficoltà, venendo a giocare qui a Pescara, era l'ottava, la nona di campionato, e il Pescara comunque era partito abbastanza bene e vincemmo 2-0, e io col numero 7, gol credo Stripieri e Perrone, o Maestripieri e Tacchi. Oscar Tacchi. Sì. Vincemmo, mentre dall'altra parte c'era il buon Giancarlo. Vincemmo 2-0, fu una bellissima partita, è una grande emozione vincere, fu la prima partita contro il Pescara a Pescara. Dopo arriva la grande esperienza di Bari, 4 anni dall'87 al 91,
anche lì grande calcio, no? Sì, grande calcio, grande ambiente, lo dimostra tuttora, una passione per il calcio sfrenata. Io Bari la definisco sempre una piccola Napoli, cioè per dare a chi non la conosce, anche all'estero, quando mi capita di parlare di Bari, qualcuno mi chiede così, do questo tipo di dimensione. Bari è una piccola Napoli per la passione con la quale viene vissuto il calcio. Compagni di livello anche a compagni Bari. Di livello importante, da Carrera, Perrone, Mannini, João Paulo, Gerson, insomma giocatori che hanno fatto carriere importanti e qualcuno, come nel caso di Carlo Perrone, che poteva fare anche carriere importante. Ricordi qualche partita in particolare di questi 4 anni di Bari? Beh, 4 anni di Bari, ricordo il primo derby sicuramente, che così fu la prima amichevole, che poi fu anche la prima partita ufficiale, Bari-Lecce, e immediatamente capì che importanza aveva questo tipo di partita, no? Ricordo l'esordio contro i Coppa Italia, poi sempre quell'anno lì, contro il Milan dei Van Basten, dei Gullit, primo minuto di gioco, fecero due giocate clamorose, noi ci guardammo per dire ma sono marziani, perché veramente fecero delle cose incredibili. Tutta l'esperienza di Bari la ricordo benissimo, e ricordo poi molto molto bene soprattutto l'ultima partita, le ultime due partite che ho fatto a Milano, a Bari, perché l'ultima ci salvavamo con il Milan in casa vincendo 2-1 davanti a 60.000 spettatori, è una partita decisiva e noi la vincemmo 2-1. Lì c'era come allenatore Salvemi. Salvemi, sì, e sì. Il Milan era il Milan dei Mancelotti, Maldini, Rijkaard, Van Basten, insomma un Milan importante, noi vincemmo la partita con il cuore. E poi la domenica dopo a Cagliari feci il mio primo gol in Serie A, su calcio d'angolo feci il mio primo gol in Serie A, 1-1, e quindi chiusi abbastanza positivamente la mia esperienza di Bari. Poi c'è un gol importante nella tua carriera, ma qui vesti la maglia dell'Ancona, perché l'Ancona addirittura, è proprio il caso di sottolinearlo, addirittura arriva in finale di Coppa Italia, sì. Genova con la Sampdoria, è il 20 aprile del 1994, sì. Una data storica. Sampdoria batte Ancona 6-1, ma era una, sì, Sampdoria fortissima, e il gol dell'Ancona però è firmato da Fabio Lupo. Tu rientrasti negli spogliatoi, forse eri l'unico contento perché dicesti sì, abbiamo perso 6-1, però almeno ho fatto gol. Sì, beh, diciamo che finale intanto, di Coppa Italia. Intanto ero soddisfatto perché facevamo una finale di Coppa, sì, Italia. È stata l'ultima squadra di Serie B a fare una finale di Coppa Italia importante, quindi una competizione così importante. Quindi, tra l'altro, noi ce la giocavamo benissimo perché all'andata era 0-0, fino al 50esimo, quindi fino al quinto del secondo tempo, eravamo ancora sullo 0-0. E il mio gol arrivò sul 3-0, non arrivò sul 6-0, il gol arrivò sul 3-0, poteva anche a 25.000 fine, un pochino riaprimmo la partita, poi furono concessi due calci di rigore, il quarto e il sesto gol su calci di rigore, Luci di Firenze, che arbitrava l'ultima partita della sua carriera, e sinceramente, infatti al sesto rigore ho detto scusi, ma veramente vuoi chiudere la carriera in questo modo qui, cioè, vai a infierire a 3 minuti della fine così, questo poi rientrava. E devo dire così che legato a quella partita c'è anche un fatto così carino, perché una settimana prima mi ero laureato in giurisprudenza a Bari, quindi avevo fatto nel giro di, diciamo, di 2 settimane, avevo fatto 2 finali di Coppa Italia e la laurea, quindi diciamo una settimana veramente importante. Poi Avellino, un'esperienza, sì, sempre importante, eri definito un po' il sindacalista dei, sì, calciatori. Sì, già da qualche anno. Però Avellino forse di più, non mi ricordo per quale episodio, perché entrare in contrasto col presidente Sibilia. Era facile, no? No, ero già andato prima come sindacalista, perché ai tempi di Ancona avevo difeso i nostri interessi, giustamente così, per delle situazioni economiche che allora erano meno frequenti di adesso. Invece noi eravamo penalizzati dal fatto che, tra l'altro, il patron di allora dell'Ancona era rimasto coinvolto in Tangentopoli, e quindi noi avevamo dei problemi economici. Nonostante tutto, questa squadra dava e venivamo attaccati sul piano della professionalità, quindi io difesi la squadra. Questa d'Ancona? Questo sì. D'Ancona. Invece ad Avellino sì, più che il sindacalista difesi un mio interesse personale. Io per la prima volta, perché a fine contratto io avevo un accordo con l'Avellino che in caso di promozione, tra l'altro quella promozione la ottenemmo qui a Pescara contro il Gualdo Tadino di Novellino, esatto, ai calci di rigore, e avevo un accordo in base al quale se fossimo andati in Serie B avrei avuto automaticamente il rinnovo del contratto. Invece loro non me lo fecero, non mi rinnovò, e io, facendo un'azione strana per quei tempi, mi rivolsi al pretore. Allora c'era il pretore del lavoro, quindi al pretore del lavoro, una causa di lavoro, il quale clamorosamente mi diede ragione e ordinò la reintegrazione ex articolo 700, una cosa, infatti fu una cosa anche mediaticamente, sì, 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 sì,
straordinariamente. E la causa si era incarnata. Infatti fu reintegrato, ritornai ad Avellino. Poi, diciamo, adesso tante cose non si possono dire, diciamo che ci furono delle pressioni, possiamo dire, perché questa causa non andasse in una certa direzione. E tanto è vero che quando stava per essere emessa la sentenza, che presumibilmente era a mio favore, stranamente all'udienza che si chiamava per la precisazione delle conclusioni, cioè quella prima della sentenza, ma che è un'udienza di carattere quasi formale, guarda caso fu cambiato il giudice. Il quale riprese tra l'altro la dottoressa Tracanna, se non sbaglio, la quale riprese in mano il respinse. Fabio ti condizionò per la scelta di smettere di giocare. Tu giocasti soltanto un anno dopo a Teramo. Assolutamente sì. Sì, però forse questo calcio, quel tipo di calcio, o gli episodi che c'erano stati. Ti avevano un po'. Avevano esaurito la mia passione, mi avevano stancato. Tu hai smesso molto giovane, hai 31 anni e mezzo. Ho smesso giovane, anche se nonostante i due infortuni molto gravi che avevo avuto, tutto sommato stavo molto bene fisicamente. Però effettivamente, come hai giustamente detto tu, ero logoro, perché gli ultimi 2 o 3 anni, quello di Ancona, ecco perché ho ricordato il fatto, quello di Ancona, per quello di Avellino, così questo dover lottare contro cose che non c'entravano niente con il calcio. Non era più il tuo calcio. Non era più il mio calcio, mi pesava quello che per 20 anni era stata la mia passione, mi pesava andare dentro lo spogliatoio e spogliarmi per andare a fare un allenamento. E lì, come avevo promesso al mio allenatore Guerini, che gli dissi dopo una corsa, lui mi disse: sei stanco? E disse: mister, quando sono stanco di fare queste cose qui, metto il chiodo e smetto. E così ho fatto. Senti, l'allenatore che ricordi con più affetto, quale può essere? Ne ricordo tanti, in effetti, devo dire che in questo modo qui penalizzerei qualcuno, perché ne ho avute anche tanti del settore giovanile, così che veramente mi hanno dato, come Clemente Prioli, il mister Papponetti, cioè magari persone che sono meno conosciute chiaramente, però che, o lo stesso Patricelli, però che mi hanno dato veramente molto. Diciamo, ecco, per fare un riferimento anche a Pescara, Giancarlo Cadè è un allenatore al quale ero molto legato, perché è quello che mi ha fatto esordire in Serie B, è quello che mi ha fatto sentire responsabile, mi ha responsabilizzato nonostante avessi 21 anni. Persona amabilissima anche nel tempo, però devo dire sostanzialmente, poi anche con gli altri allenatori ho avuto quasi con tutti ottimi rapporti. Diciamo che lui, Cadè, da un punto di vista umano, ma anche tecnico, perché anche lui era molto avanti, ma da un punto di vista tecnico-tattico, io dico sempre che l'80% di quello che, come per meglio dire, la base su cui poi ho innestato tutti i miei concetti calcistici, me l'ha dato Enrico Catuzzi. Ecco, invece Enrico Catuzzi non è voluto, Enrico Catuzzi. Enrico Catuzzi, assolutamente sì. Da un punto di vista tecnico-tattico, e tra l'altro avevo un grandissimo rapporto anche con lui, però da un punto di vista è stato veramente un allenatore straordinario. Chi invece non vuoi più incontrare o non hai voluto più incontrare? No, devo dire sinceramente che io con gli allenatori ho avuto sempre ottimi rapporti. Più con i presidenti. Sì, più con i presidenti. Con gli allenatori io ho avuto un rapporto sempre. Intanto ero obiettivamente un professionista molto serio, mi impegnavo, ma lo facevo non perché avessi la serietà come principio, era proprio il piacere di allenarmi. Quindi comunque si allenava moltissimo, era disponibilissimo anche sotto il profilo anche tattico, no? non chiedevo. Però ero determinato, e in determinate situazioni sono andato in conflitto con i presidenti. Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere duttile, quindi che si sacrifica in qualsiasi ruolo. Sì, no? dico di sì, che sostanzialmente adesso mi piacerebbe avere nel mio organico un giocatore come me, magari non sempre a parlarci, perché ero un po' rompiscato. No? Però come lo sono tutto. Dove avresti voluto giocare sempre? Cioè il tuo ruolo? Che avrebbe scelto Fabio Lupa, a prescindere dalle esigenze tattiche. Io, per usare una terminologia europea, ero un 8, cioè ero una mezzala di inserimento, infatti fui definito all'epoca il piccolo Tardelli, con un giocatore così, con quelle caratteristiche lì. Questa duttilità per certi aspetti mi ha premiato, per certi altri mi ha penalizzato, perché poi io ho fatto tutti i ruoli, ho giocato persino 10 minuti in porta, in un Brescia Ancona ho giocato anche in porta, perché il portiere espulso, siccome sapevo un pochino giocarmi la cavavo, andai in porta. Questa duttilità, ripeto, mi ha premiato in taluni momenti, in altri mi ha penalizzato. Hai fatto la carriera che meritavi? Sostanzialmente sì, forse così, mi piacerebbe vedere cosa sarebbe accaduto se non avessi avuto i due infortuni gravissimi
in sequenza immediata, cioè prima quello dell'occhio, che è poi quello che mi ha penalizzato più di tutti, e poi quello del ginocchio. Ecco, sono contento della carriera che ho fatto, però mi sarebbe piaciuto giocarmi le carte senza questi due infortuni. Questo è l'unico rimpianto che ho. Senti, come piazza invece, quale ricordi? Mi hai detto prima Bari, sei stato benissimo ovunque, sì, perché anche Campobasso con tutte le difficoltà per aver arrivato. Sì. Ecco, come pubblico ovviamente Bari è quella che ricordi di più. A livello affettivo invece, qual era la tifoseria che era più legata a te? Campobasso? No, Bari. Bari tuttora quando torno, anche Ancona. Campobasso stranamente si era creato un rapporto un pochino conflittuale con la tifoseria di Campobasso. Veniva un po' fischiato, era una cosa particolare. Sì, tuttora quando la ricordo, tuttora si ricorda di questa stranezza, perché era strano, che ero un giocatore anche più conosciuto, perché andavo anche in nazionale militare, nazionale under 21, addirittura fui convocato anche nella nazionale under 21 di A, nonostante fossi un giocatore di Serie B, così. Poi però, non so, a volte sono quelle, il calcio è strano, a volte si creano quelle simpatie, quelle antipatie con la tifoseria, vieni beccato, però ricordo Campobasso con grande affetto. Senti, invece perché non hai mai indossato la maglia bianca-azzurra? È una bella domanda. Ci sono state varie situazioni. Come tantissimi di Pescara. Sì, come tantissimi di Pescara. La prima volta che ho sfilato la maglia di bianca-azzurra è stata proprio quando poi sono andato a Francavilla, quando Vitaliano Patricelli organizzò quel settore giovanile e anticipò tutti, prendendo, diciamo, i migliori talenti e portandoli a Francavilla. La seconda è stata con Galeone in Serie A, quando ero a Campobasso potevo... E il Pescara era già in A. Il Pescara era in A, c'è stata ancora questa situazione, e poi con Mazzone, l'anno in cui c'era Mazzone, con Galigani direttore, io ero svincolato all'epoca, ero un po' fuori rosa a Bari in attesa di sistemazione, veniva l'anno dell'infortunio, quindi stavamo valutando un pochettino. Quindi prima di Ancona? Sì, prima di Ancona, sì, perché dopo poi quell'anno lì rimasi a Bari e giocai in Serie A. Questi sono stati i momenti. Sì. Una maglia bianca-azzurra l'hai indossata però da dirigente, quando passi dietro la schiena. Sì, ma prima di parlare della tua esperienza da direttore, ecco, qual è stato il tuo segreto per conciliare il calcio con gli studi? Perché tu sei molto legato alla famiglia, anche la mamma, la sorella, le tue prime tifose sono state. Dopo la scomparsa del tuo padre, soprattutto. È stato un vero peccato che non ti ha visto crescere nel mondo del calcio. Ecco, studiare, laurearsi in una scuola difficile come il classico, arrivare a una laurea di giurisprudenza, cioè tanti sacrifici. Sì, tanti sacrifici. Ti sono pesati o no? Soprattutto durante gli anni del liceo. Quegli anni del liceo sono stati molto pesanti. Io ci sono stati periodi a Cesena che fra Nazionale Juniores, Primavera e Serie A non andavo nemmeno a scuola. C'è stato un periodo di 40 giorni in cui sono andato 2 giorni a scuola. Quindi quello mi pesava, anche perché gli allenamenti erano anche pesanti. Ti allenavi sempre con la prima squadra. Poi, per esempio, anche il periodo di Francavilla. Comunque andare a Francavilla, dove prendere l'autobus, tornare indietro, così. Quelli sono stati anni pesanti, perché toglievi qualcosa. Tant'è vero che proprio per me, quando mi dicono gli anni della scuola, che sono i più belli, io li ricordo sempre con un po' di ansia. Mentre invece l'università sono riuscito a gestirla meglio, perché non avevo la pressione, no, di dover fare. Quindi sono stato bravo, diciamo, nell'organizzarmi, sapere che avevo una scadenza lunga, e sono stato abbastanza costante. Devo dire sinceramente, non vorrei sembrare retorico così, però mi ha aiutato molto il ricordo di mio padre nell'avere lo stimolo di studiare per laurearmi. So che sarebbe stata una cosa che lo avrebbe fatto felice. E proprio questa preparazione ti ha portato a restare nel mondo del calcio, però dietro la scrivania e non sul campo? Sì, mi sono sempre visto in questo ruolo qui, anziché nel ruolo di dirigente e non nel ruolo di allenatore. Confesso che se avessi saputo che l'evoluzione della figura dell'allenatore sarebbe poi stata questa di adesso, e l'involuzione della figura del direttore sportivo sarebbe stata questa, probabilmente avrei scelto un'altra carriera. Ma in quel momento lì il direttore era una figura importante, una figura centrale rispetto alla società, e mi piaceva la possibilità di vedere le cose al di là del campo di gioco. Ecco, infatti è proprio questo volevo chiederti, perché sì, tu sei un direttore sportivo, un po' no, tu sei un dirigente d'azienda, definiamolo così, il calcio, la società è un'azienda, perché tu puoi ricoprire vari ruoli nella stessa società. Che il direttore sportivo, come dici, è limitato un po' al discorso tecnico. Sì. Invece il tuo è un ruolo
anomalo, ma che ti riempie ovviamente di soddisfazioni, perché può essere consulente sotto tanti punti di vista, no? Sì, ma anche quando ho fatto, diciamo, il direttore sportivo specifico, poi in realtà ho finito sempre per occuparmi anche di altri aspetti, rientra un po' nelle competenze che così cioè, che ho cercato di costruire. Il direttore sportivo per... Sì, però a me non dispiace. No, non perché non lo sappia fare. No, a me piace, non mi lamento quando, diciamo, il mio ruolo anche così si limita esclusivamente all'area tecnica, perché è un'area che mi piace moltissimo, è l'area dello scouting, l'area dello scoprire il giocatore, piace moltissimo. Ho la possibilità di svolgere, l'ho fatto anche all'estero, l'ho fatto a Bellinzona, ho rivestito il ruolo da direttore generale, e tutto sommato... Quindi iniziamo a parlare di questa gara, Pescara è la tua prima tappa. Sì, la prima tappa, devo dire... Pro e contro? Pro e contro di questo ruolo o della tappa di Pescara? No, contro assolutamente no. Andrea Iaconi mi chiese di intuire in me il dirigente che potevo essere. Cioè, secondo me tu puoi essere così, hai una figura legata al territorio come sei tu, ci può far comodo così, se ti facesse piacere a noi farebbe piacere così. E quindi ho iniziato questo ruolo, questa carriera da responsabile del settore giovanile di Pescara. E dopo un anno ho fatto io un errore perché allettato dalle sirene di Ancona, quindi la mia ex squadra, così, la possibilità di fare già il direttore sportivo in Serie B, andai via lasciando il progetto, il mio, un pochino a metà, anche se in quel momento lì il Pescara non credeva moltissimo nel settore giovanile. L'ho fatto un paio d'anni dopo, quando poi con la fusione di Renato Curi, l'arrivo di Cetteo Di Mascio, così, ci ha creduto un pochino di più. Ai miei tempi era visto un po' come... Però io non ho capito la possibilità che avevo di crescere all'interno di questa società e diventare... Cioè fare gavetta. Esatto. Non l'ho capito, quello è stato un errore di inesperienza che ho fatto, che ammetto, ed è stato sicuramente un errore che ha pesato poi perché... Ecco, però vivendo in società, cosa hai capito di questa piazza, di questo ambiente? È vero che ti occupavi sì del settore giovanile, però eri a contatto con la prima squadra, quindi... Siamo in una metropoli e le sì, cose... Sì, ma... Che cosa... Non ti piace di questa piazza di Pescara, di questo ambiente, non della società, dell'ambiente che ruota intorno al calcio? Ma io devo dire che Pescara, onestamente, ma non lo dico né da così per faziosamente o per così, no, io devo dire che Pescara tutto sommato invece raccoglie le cose migliori che un ambiente può avere, perché c'è passione, c'è qualche volta questa passione sfocia in situazioni magari non giuste, non corrette, no? Le contestazioni fuori luogo, ma questo... Io mi riferisco al tuo periodo, non oggi, cioè non è cambiato di molto. Non è cambiato, secondo me, di moltissimo sotto questo profilo qui, però a Pescara c'è passione, c'è competenza e tutto sommato poi il giocatore quando esce dallo spogliatoio, quando esce dallo stadio qui in città è tranquillo. Quindi secondo me devo dire, guarda, proprio qualche giorno fa, non faccio il nome così, ma siccome in questo Pescara qui ci sono tanti giocatori che ho avuto da direttore così, mi confessavano questa cosa qua. Si dice, direttore, qualche volta abbiamo delle pressioni magari che possono sembrare anche esagerate, però poi vivi la città è bella, si vive bene, non ti disturba nessuno, non ti dà fastidio a nessuno. Io credo che Pescara sia un ambiente ideale per giocare, davvero. Senti, dopo Pescara, quindi Ancona, l'esperienza Ancona. Sì, Ancona, ma insomma era l'Ancona legata a Perugia, Gaucci, quindi insomma l'Ancona un po' così. Poi io ho avuto un'esperienza molto bella, a Lucca ho avuto un'esperienza molto bella professionale, poi sono venuto a Giulianova 2 anni, dove ho conosciuto un grandissimo presidente, il signor Quartiglia, una persona veramente per bene, non solo come persona, ma anche come presidente, un presidente forse il miglior presidente che ho avuto da dirigente, forse, e forse anche da giocatore, con Matarrese, con queste due persone, ma veramente persona che sapeva qual è il ruolo del presidente in tutti i sensi. Poi dopo Genova e dopo Giulianova sono andato ad Ascoli. Sono andato ad Ascoli in Serie A. Sì. Ascoli in Serie A con Marco Giampaolo, allenatore. Fu una cavalcata stupenda, anche se io la interruppi a metà perché questa mia incompatibilità... Però l'avevi costruito tu, quell'Ascoli. Sì, con Marco. Silva e Giampaolo. Esatto. E poi questa mia incompatibilità con i presidenti venne fuori, infatti a metà anno andai via e andai a Manfredonia in C1, un anno e mezzo molto bello, molto positivo, dove sono usciti anche giocatori importanti. Da quel tu Manfredonia. Non hai mai fatto problemi di categoria, dove trovi un progetto? Esatto, dove io mi devo alzare la mattina e essere gratificato da quello che faccio. Ho avuto la fortuna di poter costruire un pochino di serenità e non me la voglio guastare, mi voglio svegliare la mattina ed essere contento di quello che faccio. Dopo Ascoli, Torino? Dopo Ascoli sono appunto Manfredonia, dopo Manfredonia Torino. Dopo Manfredonia a Torino e poi Sampdoria. Torino, dopo Torino Bellinzona.
Dopo Torino, Bellinzona è stata un'esperienza bellissima, è un'esperienza all'estero importante che io consiglio a tutti. Mi parli un attimo però dell'esperienza di Torino. Sì, Torino è una piazza fantastica per tante ragioni, complicata però, molto difficile perché lì le pressioni sono enormi, sono le pressioni che vengono dal passato, che vengono dalla tradizione, da un certo tipo di stampa, anche se io non la vedevo come una stampa nemica. Era una stampa che chiaramente creava pressione perché era questo legame dovuto al blasone della società. Anche io insomma ho avuto buonissimi rapporti con la stampa di Torino, stampa intesa anche il Tutto Sport, insomma una stampa come il Giornale di Torino. Però un'esperienza molto affascinante in una città molto molto bella, dalle mille facce, una città molto incantevole, un anno stupendo. Uno dei miei rimpianti, uno dei miei dispiaceri professionali a fine stagione, probabilmente più per le conflittualità fra l'amministratore delegato e il presidente che non per mie specifiche responsabilità, cioè il management fu sostituito nonostante io avessi ancora un anno di contratto. È stato un grande dispiacere professionale perché quella poteva essere anche la svolta, ripeto, poi tra l'altro in una società ricca di tradizioni di blasone e in una città molto bella. Poi Bellinzona, lì cosa ti ha colpito? La possibilità di fare calcio all'estero, di fare calcio all'estero quotidianamente. Io chiaramente già dai tempi di Ascoli Torino frequentavo molto l'estero, gli stadi, quindi percepivo le potenzialità e anche la bellezza del calcio all'estero. Viverlo in Svizzera, in una realtà particolare così, mi ha arricchito moltissimo. È stata un'esperienza fantastica, mi ha arricchito moltissimo, non solo sull'aspetto professionale, ma anche e soprattutto sotto quello umano. Ho capito come si vive veramente in modo civile. E non bisognava arrivare a Zurigo o Basilea, bastava passare da Como a Chiasso per capire la differenza fra l'Italia e la Svizzera. Sì. Poi Sampdoria. Lì sì. Cosa è successo? Perché lì c'era un bel progetto. Sì, Sampdoria tra le altre cose, l'ho proposta la Sampdoria contemporaneamente alla proposta del Pescara. Quindi una cosa così, solo che i tempi con il Pescara sembravano allungarsi, io avevo questa possibilità di andare alla Sampdoria a svolgere un ruolo che mi piaceva moltissimo, così come era stato disegnato, che era quello del coordinatore delle aree tecniche, no? Quindi non essere proprio il direttore sportivo, che era Pasquale Sensibile, ma essere il coordinatore dell'area scouting, dell'area del settore giovanile, quindi la possibilità veramente di fare, guardare il calcio a 360 gradi, come dicevi giustamente, sì, al di là sì. Dell'etichetta, mi piaceva quello che facevo. Società bellissima, veramente, con la famiglia Garrone, che è una famiglia veramente incredibile, di altri tempi. Ho avuto il piacere di assistere ad un derby primavera con Riccardo Garrone, quindi il padre di Edoardo Garrone, una figura veramente che incuteva brividi che metteva i brividi per il carisma che aveva, un personaggio di altri tempi. Società organizzatissima, molto piena di stile. Avevo trovato la mia dimensione anche perché tra le altre cose a volte le fortune si legano anche agli aspetti umani. Ho avuto la fortuna di vivere in una casa in un posto bellissimo di Genova che è Bocca d'Asse, che è un angolo veramente straordinario di Genova che pochi conoscono, ma che è una piccola Positano incastonata dentro bellissimo. Genova, veramente un posto bellissimo dove ho avuto anche il piacere di conoscere un amico straordinario col quale appunto siamo tuttora in contatto, quindi anche l'aspetto umano fu bello, umano e professionale. Poi diciamo che probabilmente la mia figura poteva sembrare un po' ingombrante, no? Perché questa sembrava limitativa, no? Il fatto che potessi essere solo un coordinatore e non fossi un direttore sportivo. E quindi senza adesso andare a capire chi, come, perché, diciamo che mi chiesero di risolvere il contratto. Ma ti sei mai pentito di non aver aspettato, a prescindere da come andava a finire, la chiamata del Pescara per andare alla Sampdoria, oppure non vivi di rimpianti? No, in questo caso qui no, in questo caso qui il Pescara giustamente, legittimamente tergiversava in attesa di definire la situazione. Intanto ti aveva fatto piacere questa chiamata, questo interessamento del Sì, Pescara. Molto, molto, perché fece un bel incontro con Sebastiani, ecco, allora c'era Peppe De Cecco, sì. C'erano qualche altro socio, fu una bella chiacchierata, perché veramente perché poi a volte le persone si conoscono, no? Però fra di noi ci si conosce magari in modo superficiale, invece in quell'occasione lì veramente ci dicevamo le cose in modo molto professionale, molto serio, sì. Trasparente, e secondo me si poteva veramente fare bene. Poi Pescara fece molto bene, perlomeno sotto l'aspetto sì. Tecnico-sportivo, con la stagione straordinaria di Zeman. Lo scorso anno a Castellammare di Stabia, sì. Che esperienza è stata?
Contrariamente a quello che si può pensare, è stata una bellissima esperienza. Ho trovato intanto un presidente, persona per bene, persona con la quale si poteva parlare, si poteva collaborare, molto tifosa per carità, però con la quale si poteva parlare, che mi ha dato la possibilità per 3 mesi, per 3-4 mesi anche sul mercato, veramente di fare, pur in un confronto continuo, perché veramente mi chiamava. Era più una sfida. 35, quella, Sì, è stata una sfida. È una sfida, e devo essere sincero, mi dispiace che non sia andata come poteva andare. Pago le conseguenze solo il Pescara. Esatto, sì. Pescara e Marino, è vero. Però quella partita lì, secondo me, è un po' aveva dato la sensazione del valore di quella squadra lì. Poi, a mio giudizio, c'è stata troppo fretta di voler ricambiare di nuovo l'allenatore. Non perché Braglia non fosse all'altezza di Pea, così, ma perché secondo me Braglia aveva esaurito il suo ciclo lì a Castellammare, non aveva più da dare in quell'ambiente lì. Però l'ambiente continuava a essere legatissimo a questo allenatore. Questo grande amore fra allenatore probabilmente non ha dato il tempo giusto a Pea di fare il lavoro che stava svolgendo, ed è un vero peccato. Oggi cosa fa Fabio Lupo? Ovviamente segui il calcio, stai per partire, serie sì, Lega Pro, sì. Serie B, Serie A, molto calcio anche all'estero. Anche calcio estero. 2 settimane fa sono stato in Germania, perché la Bundesliga è veramente un campionato straordinario, bellissimo, dove veramente respiri il calcio così come dovrebbe essere. E mi tengo preparato perché poi fondamentalmente il calcio è la mia passione. Cosa puoi dare ancora al calcio e cosa il calcio può dare ancora a te? Io posso dare al calcio ancora la mia passione. L'hai ritrovata la passione? Sì, ho ritrovato poi la passione in questo ruolo qui, quindi quella è stata una fase in cui avevo capito anche che si era esaurita una parte della mia vita e ho trovato la forza per il coraggio di ripartire. Al calcio posso dare ancora la mia passione, non dico la mia competenza, la mia conoscenza, perché questo è un qualcosa che devono giudicare gli altri. La passione senz'altro sì. Dal calcio non so cosa il calcio può dare. Mi piacerebbe che mi desse l'occasione per poter svegliarmi la mattina ed essere gratificato di quello che faccio. Questo mi piacerebbe che il calcio mi desse. Ovviamente nel calcio di oggi è sempre più difficile trovare situazioni dove c'è un progetto, dove c'è una qualità di lavoro. Sì. È per questo che guardo all'estero anche. Guardo all'estero perché la realtà del calcio italiano è una realtà che si è fatta molto molto complicata, dove competenze, ruoli così si sono mischiati in modo tale che la vera professionalità non è più riconoscibile. Non dico non più riconosciuta, ma non è più riconoscibile. E per questo guardo anche all'estero, se ci fosse la possibilità, ma non per la così, per un'esterofilia fine a se stessa, proprio per il piacere, per la passione, per la possibilità che all'estero ti viene data di poter fare il tuo lavoro nel migliore dei modi. Però non abbandonerai mai questa città, Pescara, dove hai scelto la qualità della vita. Se Pescara mi desse questa possibilità, volentieri, anche domani. No, parlo di città, abbandonare la città, certo, nella qualità della vita. No, Pescara, io vivo in pieno centro, amo questa città, la possibilità di alzarmi la mattina e andare a correre sulla spiaggia, dove ogni tanto ci si incontra per digerire un piatto di spaghetti. Far sempre piacere. No, ma tra le altre cose, lavorare nella città in cui si vive è sempre complicatissimo, sì. Quindi io veramente professionalmente la vedrei come una soluzione molto complicata tra le altre cose, ma Pescara nel mio cuore, insomma, ci sono nato, ci sono cresciuto, insomma, ci viverò per sempre, insomma, assolutamente. Senti, prima di chiudere questo incontro, 2 parole sul Pescara e sul Lanciano, le 2 realtà abruzzesi di Serie B. Sì. Il Pescara ha, secondo me, lo ha dimostrato anche mercoledì, lo continuo a dire, ha una qualità di organico buona. Ho fatto qualche rilievo in passato, anche nella tua trasmissione, sull'assortimento, che probabilmente poteva essere fatto in modo diverso, magari seguendo un pochettino più le indicazioni dell'allenatore, questo così, per fare una valutazione uscendo un po' fuori dalle banalità. Però credo che il mercato di gennaio... A Vercelli, campo difficile. Campo complicatissimo, è una squadra che in casa trova grandi motivazioni, c'è l'entusiasmo della matricola, il Pescara comunque è una società che suscita sempre entusiasmo e quindi anche voglia di battere, perché comunque ha un nome, un blasone, quindi quando va all'estero. È una partita delicata, sembra il Pescara aver ritrovato un certo equilibrio, bene o male, anche se con qualche alto e basso, però nell'ultimo periodo mi sembra che il sistema di gioco ha adottato l'atteggiamento
atteggiamento, al di là del sistema di gioco, mi sembra un pochino più accorto e più consono alla categoria, al livello della categoria di quest'anno. Molto meglio il Lanciano come rendimento, domani una partita sempre insidiosa con il Trapani. Sì, il Trapani è una squadra insidiosa, no? Ha fatto risultati anche saltalenanti, però il Lanciano al di là della partita di domani va elogiata proprio come struttura societaria, come modo di lavorare, con ruoli ben definiti, con una proprietà presente, vicina, appassionata, ma non invadente, un direttore sportivo appassionato che segue, che si informa, e poi molto legata all'ambiente, al terreno, quindi hanno creato veramente una realtà ideale, va fatto veramente i complimenti al Lanciano. Per concludere, chi è il lupo Fabio, marito e papà? bisognerebbe dirlo a mia moglie. Tu come ti giudichi? Beh, io credo di avere una famiglia meravigliosa. Se in questa famiglia meravigliosa c'è del mio merito, vorrà dire che sono stato un padre e un marito almeno accettabile. Il valore che ricordi sempre a tua figlia, il valore di vita? Ai miei figli dico, anche se di questi termini e in questi tempi è difficile, però la coerenza è un valore che va rispettato sempre. Fabio, noi ti ringraziamo di cuore per essere stati con noi. E proseguiremo con i servizi, ora pubblicità, grazie ancora a Fabio Lupo. Dopo l'incontro con il direttore sportivo Fabio Lupo, entriamo nel vivo della giornata di domani, il Pescara in campo a Vercelli, dopo il turno di Coppa Italia a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per questa partita di Vercelli ovviamente il tecnico Baroni dovrà fare a meno degli squalificati Melchiorri e Memusciai, Ciosic infortunato, tanti dubbi di formazione, comunque queste sono le previsioni della vigilia su Vercelli Pescara. Vercelli è la partita più importante. Andiamo in un campo non facile, campo piccolino, andiamo in un tappeto più che in un sintetico e andiamo contro una squadra che è arcigna, una squadra che ha ritmo, una squadra tosta che in casa ha tirato le orecchie a parecchie avversarie. Ha più ritmo, ha più famelica, magari giocatori. Io qualcuno li conosco, li ho avuti, più da categoria, e quindi sarà una partita di grande temperamento. Ecco, ci vorrà veramente un temperamento e un atteggiamento da B. No, è una squadra che, come ho detto prima, proprio forte di questo campo, che è piccolino, cerca di tenere il ritmo alto sono bravi a attaccare gli spazi sia con Scavone, con Germano quando gioca, insomma è una squadra che nel ritmo della gara crea problemi agli avversari. Sicuramente non siamo in un buon momento, ma questo non vuol dire niente, è un'opportunità per chi giocherà di farsi trovare pronto e di fare una grande partita. Germano va meglio, ha iniziato oggi, ha fatto la prima partitina sul campo, ovviamente è stato fermo una settimana, ha avuto un trauma abbastanza importante, ma nell'emergenza insomma sarà a disposizione, poi ragioneremo domani. Belloni sì, è recuperato. Sono sicuramente dei ruoli dove siamo più in difficoltà. Sicuramente è una situazione un po' d'emergenza, sappiamo che può capitare durante l'anno, ci viene a mancare anche Castiglia, ci abbiamo Ronaldo, quindi diversi giocatori nel ruolo con caratteristiche. Però a prescindere da questo noi dobbiamo essere pronti con chi sarà al 100% domani per fare una grande partita, perché abbiamo bisogno, per noi è una partita importantissima, come sono tutte importanti, le viviamo come finali di Champions League, perché il campionato è lungo, ma abbiamo bisogno di fare più punti possibili e il prima possibile. Aspetto un Pescara forte, però diciamo sempre le stesse cose, perché comunque sempre le stesse cose sono. Ci sono tante rose forti,
Ma come sempre è poi il campo a giudicare chi è stato più bravo durante i 90 minuti, a fare una prestazione importante, ha più possibilità sicuramente di vincere la partita. Quindi a prescindere dall'avversario, noi siamo la Provercelli con molta umiltà, però con grande dedizione, quello che abbiamo detto inizio anno, comunque a prescindere non deve mai mancare l'atteggiamento giusto, propositivo, con la voglia di vincere, con grande determinazione, grande entusiasmo, perché facciamo una categoria importante e vogliamo tenercela il prima possibile, sapendo che poi comunque ci sono di fronte anche gli avversari e spesso squadre forti, però questo è una questione da tabellino, noi dobbiamo pensare a fare il nostro, quindi una partita con molta intensità, con grande determinazione, cercando di giocare bene per portare a casa un risultato positivo. Partite facili non ce ne sono, partite difficili ce ne sono tanti, dipende sempre da come vengono interpretate, farle diventare più facili piuttosto che più difficili. Inizio anno Pescara era un'altra squadra, non detto da me, ma detto insomma dei giocatori che la compongono, una squadra costruita per fare risultati importanti, i giocatori ci sono, sono importanti e quindi noi con grande rispetto lo sappiamo, ma a maggior ragione dobbiamo pensare a noi stessi, perché ne abbiamo incontrate altre comunque di squadre sulla carta addetti ai lavori rispetto a noi, ma comunque con qualcosa in più. Ma noi questo, cioè, ci interessa, ma relativamente, a noi ci interessa comunque fare una grande prestazione, più che grande partita, per avere insomma più possibilità possibili per arrivare a un risultato pieno. In campo anche il Lanciano di D'Aversa, dopo la vittoria sfumata all'Adriatico di Pescara, si affronta un Trapani caricato a mille dal successo conseguito sabato scorso. Una partita da tripla perché il Trapani è squadra che gioca a viso aperto e viene definito un po' la brutta copia del Pescara di Zeman, una squadra che realizza tanti gol, ne subisce anche tanti. Per il Lanciano una partita non facile. Questi i servizi della vigilia. È una squadra ben organizzata, una squadra che gioca bene e viene qui a Lanciano con l'entusiasmo di una squadra che ha vinto al 93esimo, quindi non c'è assolutamente di sottovalutare l'avversario, anzi bisogna andare in campo, non dico temendo l'avversario, ma portandogli un grande rispetto e non pensare al fatto che magari fuori casa abbiano fatto meno risultati rispetto in casa. Sì e no, perché comunque alla fine poi i numeri vengono sempre smentiti, cioè nel senso che le statistiche spesso e volentieri le fanno perché appunto dopo vengono smentite. Ripeto, dobbiamo pensare che di fronte abbiamo una squadra propositiva che gioca e quello che si è dimostrato che anche fuori casa ha sempre fatto la partita, quindi è anche dovuto a quello, però mi ricordo anche la partita col Bologna dove meritava sicuramente il risultato, oppure altre partite, quindi è talmente legata agli episodi, quindi pensare solo esclusivamente che fuori casa possa essere una squadra leggera o facile da battere non ce lo possiamo permettere. No, ma loro sono anche avanti a noi in classifica, quindi è redditizio come andamento, quindi ripeto, è una squadra che gioca spensierata perché appunto non c'ha l'obbligo del risultato, e è chiaro che poi magari a volte ti può portare a rovinare il risultato, però è anche vero che magari quel gioco propositivo che l'ha portato a stare in quella posizione di classifica, quindi mi auguro che vengano qui con la stessa mentalità e ripeto che noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'avversario. Sicuramente sarà una partita difficile, andiamo a giocare in un campo dove poche squadre hanno fatto risultato, un campo che è dura da andare a combattere, a vincere, quindi noi andremo con l'atteggiamento giusto, andremo con l'atteggiamento di una squadra che vuole cambiare il trend non positivo che è in trasferta, tutti con la testa a Lanciano. Cerco di lavorare sempre al massimo per cercare di farmi trovare pronto. A volte si sta meglio, a volte si sta peggio, però sicuramente cerco sempre di dare il massimo. La critica fa bene a crescere, è costruttiva, quindi mi assumo le mie responsabilità perché ho le spalle abbastanza larghe e vado avanti. Tanto so che alla lunga i risultati pagano, quindi continuando a lavorare così
Finiamo bene. Io sono a disposizione del mister. Se il mister sa che può contare su di me in qualsiasi tipo di posizione. La mia preferita è quella di fare la mezzala in un centrocampo a tre. Però, ripeto, all'occorrenza io sono a disposizione del mister. E dove c'è qualsiasi tipo di problema, io, se lui mi chiede, non ho problemi ad adattarmi. Sappiamo che abbiamo una grande forza. La nostra forza è il gruppo. E sappiamo che abbiamo tanti infortunati, ma che Raffalco mancò su tutti, quindi sicuramente già sabato è entrato Citro al posto, siamo entrati bene, sono entrato io al posto di Andrea, quindi questo ci fa capire che tutti possiamo essere utili alla causa, quindi basta farci trovare pronti. E noi stiamo cercando di lavorare soprattutto nella comunicazione tra i reparti, cerchiamo di parlare tra di noi, perché a volte una parola serve più di tanto altro. Se ti dovrai incontrare una squadra che è un punto sotto di voi, vuole a tutti i costi sgomitare per trovare una posizione nei playoff, insomma, e poi gioca in casa, sarà una classica che noi qui a Trapani abbiamo vissuto ogni anno con diverse emozioni. Per te sarà la prima volta in maglia granata contro Lanciano? Ma sì, la prima volta in maglia granata contro il Lanciano, però devo dire che sono più preoccupati loro che siamo noi un punto sopra loro, quindi questi problemi li lasciamo a loro. Sappiamo che affrontiamo una bella squadra, però credo che anche loro ci temono abbastanza. Si chiude qui anche questo numero di Bizzone, dedicato in gran parte al personaggio della settimana, il direttore sportivo Fabio Lupo. Ovviamente un in bocca al lupo alle nostre due abruzzesi, il Pescara in campo a Vercelli, il Lanciano che ospita il Trapani. Appuntamento a venerdì prossimo, ringrazio Maurizio Daguì, grazie per averci scelto.